Spero che ti è piaciuto. Sì, è stato. Mi ha sorpreso Misto. veramente la roba della caverna. È stato lungo, me l'aspettavo meno corto, cioè meno lungo. Beh, ci sono delle varie misure, ovviamente. Ci sono più Certo, piccoli, ci più sono i lunghi. cazzi lunghi e grandi e piccoli, per tutti i gusti. L'ultimo cazzo, purtroppo sono caduto con la linea, se no ti facevo vedere l'ultimo cazzo che c'era, però uguale. Sei Andrà caduto perso. con la linea? Ah, Sì, visto che non ti prima che rispondo. non rispondevi più, ok. Va bene, io stacco qui e continuo la live come un utente qualsiasi. Torna nel seminterrato con gli altri. Va bene, grazie per il livello e per la compagnia comunque. Allora, lo mettiamo in euro. Ho bisogno di qualche consiglio su questo gioco. Cioè, nel senso, non so nulla. Dovrei alzare i dettagli. Quanto è potente come gioco? C'è una qualità estrema. Preferisco abbracciare le vostre madri. Cosa avrà voluto dire? Restituisci gli scarafaggi con del vetro rotto. Disabilitato? Che cazzo è? Cos'è disabilitato? Sensazioni delle mani maschio. Ah, perché c'è zombie. Ma scusami. Tempo di gioco. Bene. No, è che non so che sto facendo, quindi vado a sbagliare. Cioè vado nelle opzioni. Va bene, nuova partita. Mia madre ha lasciato la chat, ma no. No, Brodo sarà uscito, non lo so. Benvenuto a House Flipper, questo gioco ti permetterà di acquistare, ristrutturare, arredare e vendere case. Per il momento però devi accontentarti di questo rudere. Acquistare, ristrutturare, arredare e vendere case. È questo che funziona, è questo il senso di House Flipper. Devi accontentarti di questo rudere che puoi chiamare il tuo ufficio e del laptop che adesso c'è. Ok. Spostare oggetti. Non devo fare. Devo solo cliccarci sopra per. È il momento di controllare la casella. Tipo, pensavo alla cassetta delle lettere. Se esci. Ah, ok. Pulire non ancora disponibile. Pulire non ancora disponibile. Vabbè, andiamo a controllare il laptop. Facciamo un giro. Esattamente, compravendita di immobili. Quale immenso giubileo. House Flipper è praticamente il tipico appartamento italiano. No, è un flipper a forma di casa, secondo me. Tieni premuto per raccogliere. Oh no. Molto meglio così. Vabbè, non usiamo il computer. Ti consentirà di prendere ordini, acquistare case e spostarti tra loro. Non puoi ancora permetterti di comprare una casa, ma a quanto pare è già arrivato il primo ordine nella casella email. Ma io devo vivere in questo cesso, tra l'altro bello lo sfondo. Da Sandra Adamati, il mio ex mi ha portato via un radiatore. Buongiorno, vorrei affidare alla sua ditta i lavori per riportare ordine a casa mia. Dalle foto postate su Facepam, so che il mio ex per vendetta si è intrufolato nel mio appartamento. Dentro ha fatto un bordello pazzesco e ha portato via un radiatore.
Forse manca anche qualcos'altro. La prego di rimettere in ordine la casa e installare i dispositivi mancanti. Vorrei anche chiederle il favore di non informare la polizia del caso. Risolverò da sola la questione con il mio ex fidanzato appena torno da una trasferta di lavoro. Un cordiale saluto, Sandra Adamati. Puoi anche vivere in un buco di culo, ma le case deve farle bene. Non ho capito. Cioè, io non so fare le case. Ah, accetta. Ok. Accetto la ricerca del radiatore. Ah, e mi teletrasporta. Pensavo che l'accettasse. Ok. Tu ci hai passato le notti addirittura su sto gioco. Congratulazioni, hai sbloccato lo strumento, la scopa. Ho ottenuto il mocio. D'ora in poi potrai pulire la sporcizia utilizzando il mocio. Mi hanno dato le chiavi di casa. Premi per gettare. Oh. Bene, però non mi serve il mocio per tutto. Ah, cazzo, io pensavo di togliere. Va bene. Allora, togliamo le lattine. Togliamo. Non so cosa sia, vabbè. Ah, praticamente devi rimettere in ordine. Ok, ho capito. E sto cominciando pure a prendere confidenza con i tasti. Sembra che io possa pulire senza spostare le cose che ci sono sotto. Questo è fantastico. Cioè, sopra. Bello che lui se la mangia tutta questa roba. Non è che la butta da qualche parte. Pulisci il tavolo, pulisci il pavimento, pulisci questa merda sulla cucina. Gli animali proprio ci hanno vissuto qua. Ok. Ma in che senso la casa deve farle bene? Madonna, che schifo pure sul muro. Sto cominciando a rendermi conto dello sporco che c'è qui dentro. Non so se ho un tempo limite, se devo farlo nel modo migliore possibile. Ah, il divano, giustamente. Che lercio. Ok, questo si può gettare. Questo si può gettare. Questo è importante. La TV me la posso portare a casa. Sarebbe male. Da adesso hai un tablet a tua disposizione. Premi tab per rimuoverlo o nasconderlo. Ti permetterà di coprire le cose e sarà utile in questo lavoro. È lo stesso engine di Internet Café Simulator, fantastico. Ok. Puoi acquistare e installare qui un radiatore. Ok. Pulisci lo sporco 85%. Installa il radiatore. Lo devo comprare. Allora, lo prendiamo quello piccolo. Dov'è che lo voleva? Qua. Quindi praticamente il ragazzo gli ha fottuto il termosifone di tutte le cose che poteva prendere. Ah, devo pure. Ma dai. Che cosa? Cosa ho fatto? Vabbè, concludi l'ordine. Se concludo l'ordine, forse è meglio che finisco di pulire. Prima, 98%, ci sono quasi. Ok. 100%, 100%, ho fatto tutto, quindi posso fare. Concludi l'ordine, posso accendere la luce. Ma ha fatto il. Ha un interruttore, ma è una candela! E cos'è questo libro? I segreti del 1971. Ci si guadagna la pagnotta. Seguite l'81%? No, 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 no. Che altro manca? Ho installato i dispositivi,
Ah, perché poi c'è altro. Ci sono altre stanze, ok. Oh, Chris, ok. Vabbè. Come il punto abilità? Ma cos'è un gioco di ruolo? Vedi parte dello sporco sulla minimappa. Polizia più veloce, bombocio. Facciamo la vista acuta. Ok. Togliamo tutta sta roba. E immagino che puoi spostare le cose perché magari c'è roba tipo dietro questo armadio. Madonna, gli vorrei svaligiare la casa questa così, tanto per... Poi do la colpa al ragazzo. Allora. Ok, no, non ho nessun riflesso, sono un vampiro. Non esiste il Book of Secrets, dici tu? Tutti gli ordini sono finiti. Di già, mi stavo divertendo così tanto. Hai seguito il 100%? Vabbè, 655 euro tutto sommato non è male per un paio d'ore di lavoro, guarda. Ah, non l'avevo mai sentito nominare Unity. Tra l'altro anche Gigi il guerriero è fatto in Unity, vorrei ricordare. Madonna, ma cioè io passo il mio tempo a pulire le case degli altri e poi casa mia è un porcile vero e proprio. C'ho pure una motosega. Cioè, guarda qua che schifo. Ok, già meglio. Il mocio migliorato non sarebbe stato male, tutto sommato. Ma poi perché è rotto? Ma è brutto così. Dove devo firmare? Qua che pulire non è una cosa da sottovalutarsi, insomma, è un lavoro di tutto rispetto. Non capisco se qui è lercio troppo e quindi questo coso non basta. Ok, qualcosina la sto pulendo. No, è proprio... è così la texture del bagno, mi sa. Qua potrei installare un radiatore, perché no? Oh, abbiamo imparato come si fa. Come si va ad acquistare un radiatore? Pittura, tutto fare, demolizione... no. Negozio, radiatore, acquista. Lo mettiamo qua. C'è abbastanza spazio sulla parete, ma cosa sta... Che diavolo dici? No, ok. Scusa, ma... Vabbè, ci penseremo un'altra volta. Questa è tutta merda. Ah no, questo serve, questo può servire. Il tavolo fa schifo. È una pulizia pure al computer. Questi quasi me lo porto in giro. Ma se uso il browser? Ah. Posso comprare case. Oh, ho capito il senso. Aspetta, io ho 25.000 euro. Sono... Allora non è un cazzo quello che ho guadagnato. Vado avanti che sblocca la pittura sui muri. È una casa di merda, eh sì. Radiatori da Giuseppe Grande oppure pulizia in garage di Caterina Carolina Rossi.
Pensando di mettere in ordine il garage, per favore, butta via le scatole, rifiuti i vecchi pneumatici. Non dimenticare di lavare anche la finestra. Gli attrezzi, lasciali, meglio lasciarli dove sono. Mio marito non piace se li spostano perché poi non riesce più a trovarli. Minchia, ma è il gioco di Elena. È il gioco di Elena, perché non me l'hai presentato così? Io l'avrei scaricato molto prima. Bello. Molto bello. Allora, devo stare attento a non toccare niente. Devo buttare solo le cose che mi dice da buttare. Gli attrezzi li lasciamo. Fortunatamente possiamo lavare tutto. Non mi era venuto in mente, ma di certo un miglior nome di House Flipper. No, perché io mi ricordo che lei aveva questo dono di pulire le cose, tipo prendeva, ti spostava tutta la roba sulla scrivania. Com'è che funziona? Ok. Ti spostava tutta la roba della scrivania, la puliva e poi la rimetteva esattamente uguale. È talmente tanto che tu non... Cioè che la gente dice che non riusciva a rendersene conto che le avesse spostate. Che è una skill anche questa, cioè. Si potrebbe dire che Elena fosse il dottor Pagliaro delle pulizie, se posso permettermi il termine. Posso anche aprire per far entrare un po' d'aria, no? Madonna, ma quanta merda. Che bello che non devi fisicamente prenderla e buttarla da qualche parte, però. Ok. No, miglioramenti. Ah, però lo prendo in pulizia, ok. Vedi la maggior parte dello sporco sulla minimap. Vabbè, facciamo una pulizia più veloce, dai. Si guadagniamo i soldi più in fretta. Questa è merda, spazzatura. Qui c'è spazzatura. Ah, questo è sporco, ok. Mettiamo le dita nella presa di corrente. Un po' palla sto gioco. Come si permette? Beh, magari da vedere qualcuno potrebbe annoiarsi, non saprei. Ma se io tolgo la roba che è di supporto alla bici, no, non succede niente. Perché non era di supporto alla bici. Rimuovi i rifiuti, pulisci lo sporco. Questo è sporco? No, questo fa parte dello scenario, ok. Poi c'è ancora sporco qui. Ok, poi mi dice che c'è sporco qui perché questo... Ok, sono rifiuti. Queste no. Come fai a distinguere le gomme che sono da tenere e quelle da lasciare? Devo ancora pulire dello sporco. Forse non ero abbastanza vicino. 97% c'è ancora qualcosa. Yeah. Concludi l'ordine. Ho fatto il 100%. È umile, però un buon pagamento. Raccogli la roba come in Skyrim. Ho notato che puoi selezionare qualsiasi immagine del tuo hard disk e usarla come poster o quadro da... Questa è carina però sta cosa, lo farò volentieri. In un momento in cui mi sentirò tranquillo a guardare la mia cartella di immagini. No,
Volendo lo potrei fare, solo che non saprei cosa mettere così su due piedi. Non ho neanche lo sfondo sul desktop del computer, non so se mi spiego. C'è qualcosa qui da pulire che non vedo. Vabbè, non importa. Vabbè, sì, chi se ne frega, prendiamo un altro lavoro. Cambiamento amaranto, preparare. Ok, un nuovo membro della famiglia. Piango, che bello, noto lo sforzo. Ci hai giocato per 200 ore. Questo me lo gioco, altro che merda, ma sul serio? Preparativi per l'arrivo di un nuovo membro della famiglia. Salve, la mia bellissima moglie è finalmente rimasta incinta e ora siamo più impegnati che mai e anche molto felici. Non so da dove cominciare, ci sono così tante cose che devono essere fatte prima che nasca la mia principessa. Sappiamo già il 100% sarà una femmina. Ci abbiamo comprato una graziosa casetta per noi tre. Sfortunatamente va pulita. Preparata la stanza per la bambina, spero di comprando un lettino, un fasciatoio, dei giocattoli, dipingere le pareti di rosa pastello. Marco Saponetto. Sembrano tipo generati da The Sims. Che tristezza sto messaggio di posta. Sono felici che hanno figliato. Hai sbloccato un nuovo strumento. D'ora in poi potrai dipingere le pareti con il rullo da pittura e ti basterà servirti del tablet per acquistare la pittura. Ok. Quindi tu quando compri una casa la trovi in questo stato di norma, no? Beh, quantomeno ci sono i termosifoni. E meno male che l'ho migliorato il rastrello qui. Qui è esploso qualcosa in quest'angolo della casa, possiamo vedere. Tieni premuto per pulire. Ah, ma qua è proprio sporco sul serio. Ci vuole occhio per queste cose. No, allora, la parte fatta bene è questa. Che lo sporco non lo noto come non lo noterei nella vita reale, quasi. Quindi è realistico. Non si rendono conto dell'egoismo di voler fare figli. Beh, hanno la casa però. Sono presi pure la briga di comprare la casa. Quindi evidentemente se lo possono permettere. Ok. Madonna che macello. No, ignorare le mail mi pare brutto, scusami, me lo diranno le cose. Posso addirittura rifare il letto, ma quindi il letto, cioè ci vengono a dormire qua dopo che ci hanno dormito i precedenti inquilini? Beh, sì, devono essere impegnati comunque, nel senso, avranno studiato la gente che fa realmente questo lavoro, oppure la gente che si è rotta il cazzo di fare questo lavoro e ha pensato di far pagare gli altri per farlo fare, creando sto gioco. Per pagare gli altri per farlo, perdono, ho detto una minchiata prima. Ok, sappiamo già come si lavano le finestre adesso. Zoom. È un po' come farsi la barba. È lo stesso processo. Meno male che non ci sto giocando col controller. Sicuramente ci metterei di più. Ok, così gli va bene. Apriamo, che facciamo arieggiare.
Madonna, che schifo. Io sti giochi di merda li adoro alla follia. Fatemi altri esempi di giochi così, a parte Internet Cafe Simulator, che non ho presente. VC Simulator, ok. Quando hai fatto reggere e prendere le finestre mi sono emozionato. Ma è una cosa che conta per il gioco? O è solo per deformazione professionale? È sporco questo. Allora, sto cominciando a pensare. Peccato, visto? Thief Simulator, quello non lo conosco. Quello tipo Viscera Clean Up. Se le lavi in questo modo le finestre ti rimangono in mano anche quelle di vetro temperato, ma a noi non interessa una sega. Manco la famiglia del Mulino Bianco è tanto ipocrita, ma non ho capito che è successo. A parte il fatto che hanno deciso di figliare. E stiamo comunque parlando di neanche personaggi fittizi, perché è un personaggio comunque... ha una backstory, qualcosa. Qui c'è solo un nome e un'email, però. Thief Simulator è famosino. L'ho già sentito, forse, però sarà che appunto c'ho una sorta di filtro mentale per questi, perché penso che siano cagate. E magari lo faccio anche a ragione. Madonna, che schifo. Però, allora, c'è da dire una cosa. È rilassante. È un po' come Minecraft, ma senza la parte creativa di decidere dove... cosa costruire, eccetera. È un po' come quando su Minecraft scavi dritto. È buono in live perché posso seguire la chat, almeno. Dottore, mi pulisca tutto. Sì, avvicinati che ti mostro il mio mocio. Questo succede quando paghi poco i colleghi sviluppatori. Thief Simulator è una cosa riprovevole. Ok. Altro che Hitman. Beh, ma quindi Spicchio tu l'hai finito? Ci hai giocato abbastanza da dire di averlo finito? Quanto è lungo? Madonna, che schifo. Io non ho idea nemmeno di come si chiami questo strumento, non saprei che cosa dire quando dovrò comprarne uno per pulire le finestre di casa mia, cioè mai. Mi trova qualche cosa lì, ma mi sa che è nella stanza adiacente. Boh, ok. Deve essere così. Si chiama scavolino. Devi chiedere di una scavolino.
Non è che poi mi cacciano dal negozio, non, ho non mi state trollando, vero? Ma lei come si permette? Ma se ne vada dentro. Ho quasi tutti gli upgrade, ma mi sono disintossicato. Credo di non voler tornare nel vortice. Beh, ma le missioni non saranno mica generate proceduralmente, cioè ci sarà un limite. Ok, quindi come sta la situazione sporco qui? Ancora c'è un po' di merda per terra, ok. Continuo a abbassarmi con control, che è sbagliato, ma ok. Questi sono quei classici giochi che ti fanno dire: ma perché lo sto facendo nel gioco invece di pulire casa mia che è una merda nel frattempo? Laviamo anche questa finestra, sì. Abbiamo anche il davanzale. Qui c'è qualcosa da pulire. Ah, dietro il termosifone. Ma lo posso spostare questo? No, però è sporco. Solo che non capisco se sto pulendo. Sembra di sì, ok. Anche queste da lavare. Madonna, sono diventate complicate le case nel frattempo. Finiamo la stanza e poi vedo cosa c'è in chat. 99% dello sporco pulito, quindi c'è... Ah, questa è la stanza della bambina, immagino. Ok, ho finito con lo sporco. Ok, ok, ok. Gli scavolini Villeda. Te hai scoperto questo capolavoro, grazie, forse te, io ho scoperto questo capolavoro stasera, per me una settimanata e sto a posto. Pensa a giocarci in VR dove ti muovi e fai le cose, ma a casa tua non fai un cazzo, sì, che devi fare il VR con la realtà aumentata e allora forse pulisci casa. I videogiochi sono una droga. Possono esserlo, quelli belli almeno possono esserlo. Allora, aspetta. Quindi dobbiamo pulire, dipingere, vendere. Facciamo dipingere. Devo comprare la vernice. Dipingi con i colori rosa pastello. E io che cazzo ne so, scusi, facciamo medio. Allora, no, no! Ho sbagliato. Va bene, torniamo a noi. Compriamo questo. Piazziamo. Prendiamo l'affare. Ora puoi dipingere le pareti, ok. Devo prendere la pittura dalla lata. No, l'ho già fatto. Non sono del tutto sicuro di aver capito, però credo di sì. Ma se lo passo più volte diventa più scuro, no? Spreco vernice se do manate in più. Ok. Immagino che basti un giro solo. Mi dissocio dal gayismo, questo è il bello. Fai non facendo, meglio fai non facendo. Ho
meglio fai non fando. Quindi ti puoi lamentare senza aver fatto un cazzo. No, questa cosa qui del fare le cose nel gioco invece che nella vita reale l'ho cominciata a sentir dire quando si parlava del primo dei Sims. Bella camera rosa pastello, perché io gliela farei di un colore a caso, giusto per mandare a fanculo tutte le norme sul gender, però va bene. Gliela facciamo rosa perché è un cliente pagante. Però mi oppongo. Nuovo punto abilità. Addirittura. Pittura veloce. Dipingi due pareti contemporaneamente. Questo mi ispira. Non sprechi pareti. Questa è la cosa migliore per me, ok. Che intanto risponde pure alla mia domanda di prima. Adesso so che un secchiello medio non. Ok, riprende il cerchio da dove era, ok. Un secchio medio non basta probabilmente per tutta la stanza. Ora la mia vita finalmente ha un senso. Bravo dottore, che cagata fare i colori classici. No, ma non è però. Non è una questione di classica, è una questione. Ma che ne sai sta bambina se le piace il rosa? Cioè, tu praticamente la stai abituando a vivere in un contesto rosa. Perché? Perché il patriarcato ha deciso così. Ti sembra giusto, signor Spicchio? Io non sarei contento al suo posto. Pensa se fosse sua figlia. Guarda, è come mettere le texture di Doom, è così che l'hai fatto il livello. Il soffitto. Potrei. Aspetta, ma gli faccio pure il soffitto? Vabbè, facciamo che poi vedo. No! No! Devo comprare altra vernice. Ciao, medio, dai. Poi dico, signora, mi dispiace, ho sbagliato proprio a calcolare la vernice. Deve pagarmi un surplus di 230 euro. Allora. Ah, dice tieni premuto. Ah, e passa. Ah. Allora, questo è da sistemare. Spicchio per spicchio. Posso indignarmi? No, dico, posso indignarmi. A parte gli scherzi, meno male che non devo fare questo lavoro perché poi dovrei oppormi a questa cosa del rosa. Da una parte c'è il mio valore, cioè i miei valori etico-morali, e dall'altra ci sono i soldi che mi devono pagare questi. Rosa. Ed è fatto in un modo che ci mette meno a pittare quest'area qui che questa qui, tra l'altro. Ok, no, lì non è fatto. Guarda qua che comodità. Beh, in VR comunque deve essere un'esperienza. Io non so se valga la pena. Però, chissà. Non mi ricordo se ce l'ho la versione VR. Perché non lo colora? Si dice di averlo fatto, ma non è vero. Ok. Aspetta.
aspetta, dove sono i miei obiettivi? Compiti. Ah, l'ho già dipinta al 100%, quindi il soffitto glielo posso lasciare. Ma io sono uno che le cose... Nuovo punto abilità. Io sono uno che le cose le fa o bene oppure non le fa proprio. Magari la vernice in più la pago io, però... Ok, non è giusto, se no, e che cazzo. Madonna, perché voi non c'eravate quando ho giocato a Creative Space, quello là di fare i dipinti, le cose, è stato un delirio totale perché io sono completamente incapace. Pure sbloccato punti abilità. Ok, comunque non sembra che sia fatto per essere pitturato pure il tetto. Molto bene. Rimettiamo questo armadio nel suo posto. Che credo fosse qui. Molto bene. Proprio un bel momento. Quindi ci serve il lettino per bambini, lo scaffale calle, l'armadietto con fasciatoio e un puff. Quindi, intanto ci abbiamo due abilità da sfruttare. Questo mi piace. Anche questo. Ok, poi compra, compra, compra. Contrattazione. Ah, puoi pure. C'hai pure. Come si chiama quella di Skyrim? Tipo. Abilità per convincere. Pagamento degli ordini. Possibilità di contrattare il prezzo. Allora facciamo questo, dai, è più semplice. Poi, fotocamera no, compiti. Compra l'oggetto. Lettino per bambini. Qui non mi ha specificato il... Ma perché l'azzurro costa di più? Perché le vernici hanno... Cioè, l'azzurro costa di più. Beh, prendiamo il letto comunque. Cos'è qua? Ah. Anche se a me non sembra rosa, però va bene. Quindi sta povera bambina dormirà... Magari non sulla presa di corrente, facciamo qui. Poi. Dobbiamo comprare... Uno scaffale calle. Legno bianco. Un nero. Legno grigio. Sapele. Wenge. Dai. Grandicello però, ok. Questo... Shift... Ah. No, questo non si mette in alto, è una cosa da terra, ok. Beh, direi che qua ci sta magari, no? Poi al limite si sposta. Che altro gli serve? Un armadietto con il fasciatoio. A sto punto. Però gli metto un po' di nero perché a me piace. Allora, il fasciatoio serve per fasciare il bambino quando si fa male, no? Quindi lo facciamo, lo mettiamo magari qua. Che altro manca? Un puff. Ma tutti sti requisiti. C'è un bel puff verde. Quando sarà più grande giocherà pure con la vernice. No, devo comprare un altro puff, vero? Lo prendiamo di un colore diverso. Facciamo un puff viola, dai. Ok. Poi
Poi, cosa abbiamo? La camera per bambini l'abbiamo completata, il corridoio è ancora da pulire. Quindi andiamo al corridoio. Minchia, mi sto prendendo di sta roba, oh. Abilità oratoria, ok. Aspetta, no, non vi stavo cagando perché mi sono preso troppo. Guarda come si riempie il rollo e poi si svuota usandolo. Stavolta sono quelle cose che giocandoci mi triggerano. Ok. Non metta subito l'armadio sul muro che viene la muffa se non lo fai asciugare bene prima. Ma cosa? Ma stai scherzando? Queste cose sono. Satisfains. As fuck. Dove mi ha insegnato di non fare il soffitto dello stesso colore delle pareti, induce alla labirintite. Vabbè, sarà una bambina problematica. Dai, non è così male. Ci sono abbastanza punti di riferimento per non sbattere contro i muri, per esempio. Non era asciutto, cazzo. È presissimo, guardalo, che è successo? Era meglio di Doom. Io non lo farò mai nella realtà sta cosa. Quale di tutte le cose che ho fatto? Si inizia sempre così, che è sta merda, come per il miso e poi ci si infogna direttamente dal miso. Ah, ecco. Dottore, esageri un po', tiri fuori l'internal designer che è lei. No, io devo fare quello che mi è stato ordinato. Io devo andare. Ciao raga, buonanotte. Buonanotte. Allora, dicevamo. Il corridoio. Io come faccio a sapere questo è il corridoio. Ah, giusto, questo è il corridoio. Posso accendere la luce. Ottimo. Con la luce si vede meglio. Che altro manca? Quanto è il corridoio? Ah, bene, fatto. Poi soggiorno con angolo cottura. Che è questo? Cos'è che devo fare qui? Pulisci lo sporco e pulisci la finestra. Minchia, si sta facendo notte. Questa storia della bambina mi sta portando via un sacco di ore lavorative. Quindi, correggimi se sbaglio, se io per esempio casa mia la prendo e faccio una bella combinazione di mobili, di colori e tutto, il gioco in qualche modo valuta il risultato, non è che è semplicemente la somma di quello che c'è dentro, spero, quando poi la vendo, intendo. Cioè, c'entra anche il gusto estetico, il feng shui. Cosa c'è da pulire che non lo vedo? Vabbè, ok, l'ho pulito. 93%. Vedo sporco però. La stessa cosa che dico sempre a casa mia. Ma se tipo io decidessi di ripitturargli tutta questa cucina dello stesso colore. 93. Loro si offenderebbero in quel caso. Qui non vedo niente. Oh, cazzo. Poi mi faranno la multa perché c'è il divano leggermente spostato rispetto a prima. Scusa, ma com'è che stava prima e adesso non c'entra più? Ok.
Niente che le mie mani robotiche non possano risolvere. Ma puttana la miseria, allora. Niente, non c'è sporco qui. Eppure mi dice 93%. Forse è quest'angolo qua. Non c'è niente. Oh, signora, mi scusi, non volevo spostare tutto. Fettine di tacchino. Oh, cosa c'è di sporco? Voglio il radar migliorato per lo sporco. Anche accedere alla luce in effetti aiuta. Vaffanculo, il davanzale. 99, c'è ancora qualcosa. Ah, e mi posso pure godere la sedia, se sono stanco. Non può stare al 99% sta cosa, io mi incazzo poi. Deve esserci un modo per portarlo a 100. Cazzo, non ho pulito bene da qualche parte questa cosa mi... Oh, ok. Tutti gli ordini sono finiti? No! No! La camera da letto c'è ancora un 2% di sporco, mica possiamo lasciarla così. Marco! Ok. Adesso leggo la chat, eh. Fatemi finire questo lavoro. Sto facendo con molta attenzione. Ah, ok, finito. E manca solo il bagno. Notato che con le luci funziona molto meglio la cosa di trovare lo sporco. Allora, ti arrapa la parola Feng Shui? Sai di che sto parlando. Sono un uomo di cultura. Scusa, e questo me lo chiami pulito? Forse è solo un'ombra. Beh, direi che 100% dell'ordine. 5.000 euro però, tutto sommato. È valsa la pena far nascere sta bambina, no? Tra un'oretta io andrò alle 2. Veramente è arrivata così, cioè così tardi. Ma perché la musica non la senti? La musica del gioco, dico. Se fai silenzio, senti le voci che ti dicono di fare il 100%. Due bagni sono necessari per una famiglia numerosa. Ma che cazzo dici? Imparate a pisciare a turno, teste di minchia. Ma tu l'audio del gioco non lo senti? Perché se non si sente l'audio del gioco non è... No, dai, si sta sentendo. Cioè, non posso usarla la motosega.
Così è meglio, no? €30.000. Ok, già l'1 e un quarto in effetti. Cioè si sente effettivamente. Che faccio? Me ne faccio un altro di questi? Passo ad Isaac, faccio qualcos'altro, stacco. Perché non dico che non prenda, però faccio fatica a immaginare come possa prendere, vedere un'altra persona a giocarci. Lei deve alzare il gain a manetta. Allora, è il volume del gioco che l'ho abbassato. Questo sì, ma il gain del microfono se lo alzo ancora di più è troppo. Facciamo scegliere alla chat, che si fa? Dite voi. Cioè se io alzo ancora il volume della mia voce, rischio che sbrafi. Cioè, ormai pulire è diventata una passione, non un lavoro. Pulirò nel mio tempo libero. Che casa di merda. Quando è una casa fa talmente schifo che non capisci se è sporco o se è così che dovrebbe essere. Sbrafi, sì, nel senso voce del verbo sbrafare. Oh, ecco dov'era la merda. Addirittura, ottimo. Fantastico, così il mio OCD andrà ancora più in tilt. Deve ridipingere casa sua. Dici, faccio prima piuttosto che provare a pulirla. Invece che pulire la merda che c'è sulle pareti. L'idea è che deve trasformarla in una casa da vendere. Sì, l'avevo immaginato, però sono talmente ossessionato dal mio lavoro che va bene anche senza. Ma scusa, ma perché non lo pulisce qui? Vabbè, forse non è sporco effettivamente. Non sembra pulirsi. Sì, questa magari è muffa, non va via. Ma faccia da culo è morto? Che mi sono perso. No, niente, che chiedevo se volevate continuare a vedermi qua o se mi potevo fare una run di Isaac o staccare. O insomma, preferenza di vossignori. No, no, accendi. Stavo pisciando, no? Voglio vederti scopare lo zerbino. Perché non riesco a pulire? Ma è lo zerbino che è sporco? Non capisco. Sembra di sì. Sì, è lo zerbino che è sporco. Perché non riesco a pulirlo? Sono qua chinato che struscio e non si pulisce. Faccia bene casa sua. Ok, sembra che si sia pulito adesso. No, no, non è pulito. E allora lo lascio fuori. E che cazzo? Io non voglio sporco in casa. Madonna, che schifo tutta sta roba. È che non puoi mettere in un inventario. Ma quello non è sporco. Madonna, ma che brutto. Cioè, sto mobile qua non lo posso. Ah no, è composto da 3 pezzi addirittura. Oh! Come? Com'è successa questa cosa? Era spazzatura quella? Perché era un mobile rotto? Ti prego, mettilo sopra. Sopra.
So. Va bene anche così. No. Così quando ti serve da mangiare vai alla finestra. Mi sa che questo piatto non è buono. Ok. Dentro il muro forse no. Butta tutto e rifai tutto da zero. Picchia, ma è comunque l'ercio. Questa finestra non la posso pulire. Allora, vediamo cosa il gioco indica da pulire sulla mappa. Fa talmente schifo che non si capisce. Ma con che coraggio devo tenermi questo specchio? Almeno mettilo dritto, cazzo. Oh, giusto, la luce. Ma qui è merda da pulire. Ecco. Minchia, ma non migliora molto la situazione nemmeno pulendo. È proprio brutto questo posto. E mi indica c'è un sacco di robaccia fuori. Che cosa sono queste cose che mi dice da pulire? Ah! Va che ci arriva? Ma serio? È così che fanno le persone per pulire? Saltano? Quando non ci arrivano. Ok, comunque sto cominciando a prenderci la misura, sto cominciando a prendere... Entra nella mentalità che devo guardare anche in alto per pulire. Se voglio fare una pulizia proprio approfondita. Gli esterni sono difficili però perché sembra sempre sporco. Ah, non serve neanche saltare, dai. Ma guarda, questo è tutto lercio, non è roba fatta, ok? Beh, comunque, l'esterno della casa sta diventando molto più abitabile, direi. Vendi tutto, devi ridipingere, pura follia. Beh, un giorno ridipingerò casa mia e poi... non so. Tipo qua, che cos'è che sporco che mi dice? Ok, qualsiasi cosa fosse è risolta. Non c'è un limite di tempo, il passare dei giorni non... Non mi deve preoccupare, immagino. Perché ci sto perdendo la vita qui. Beh, dai, l'ho pulita, la posso vendere. Ma sarebbe comodo avere un inventario dove piazzarle ste cose temporaneamente, giusto per pulire o per dipingere. In effetti dipingere potrebbe essere una buona idea. Quindi tu, volendo, puoi prendere dei punti esperienza facendo lavori per casa tua. Minchia, a questo gli voglio vendere qualcosa. Come stanno le email? Gmail, ok. Ok, finestre, no. Impianti, pareti. Pitture. Sorriso a banana, carota fresca, momento di zucca, eosina chiara. Cristallo, lilla delicato, caos rosso scuro, limone scuro, abisso di ciarolite, rosso tango, prugna calda, verde intenso, rosa pallida, aura lampone, giallo mattutino, minchia, ha voglia a colori, follia fura, ok. Proviamo un bel verde pistacchio, largo.
usato la vernice. Ah, beh, si può fare due cose alla volta. Però devo puntare in centro. Ok. Finalmente comincia ad avere un aspetto abitabile. Non da vagabondaggio e basta. Anche se non sono convintissimo di questa cosa. Forse mi merito una run di Isaac dopo questo. Qual è il personaggio c'ho dopo The Lost? Forse Keeper. Tainted Keeper. Ieri ci ho provato con The Lost, ma cazzi. Ieri, l'altro ieri. La cucina verde come a Castagnole. Era così a Castagnole. Adesso ti renderai conto che io sono veramente rincoglionito e mi dimentico le cose. O anzi, non le noto proprio. In realtà a me fa venire in mente Casa di Roccia questo colore. Ora mi sa che non c'è più in chat, però questo verde acido, che poi l'ho pure enfatizzato in post produzione quando ho girato il corto a casa sua. Se la merita anche adesso. Vabbè, finisco di pitturare. Scusami, ha mai fatto pitturare? Adesso posso lasciarlo così, che schifo è. No, tanto non devo fare niente di... Cioè, qualsiasi personaggio è, probabilmente posso fare anche una grid. Gridier, in realtà. Però, veramente, almeno pitturare lo devo fare, scusami, non... Io non so come faresti tu a lasciare la situazione così. Che figura ci faccio, scusami. No, 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 questo non lo volevo fare! Non lo volevo fare! No! Vabbè, non importa. Troverò un modo per coprirlo. Cioè, se vuoi io ci sto. Sì, sì, io voglio... Però contemporaneamente questo schifo qua non mi piace. Vabbè, almeno facciamo che finisco il barile di vernice. Il badile, il badile. Sì, 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 è quello che sto cercando di fare. Ci sto provando, però... Devi praticamente prendere il centro, è strana come cosa. Beh, comunque è una bella... È un bel secchio di vernice questo. Puoi scorrere... Ah! Ok, ho capito adesso come funziona. Ok, grazie. Così è meglio. Beh, dai. Il bagno lo lasciamo così. Quel pezzo lo sistemiamo in un'altra occasione. Se proprio vogliamo facciamo questa cosa di finestre. Cazzo, comunque sì, ti dà un certo livello di addiction a sto gioco, devo dire. Nella sua stupida, stupida idea e semplicità. C'è gente a cui stuzzica giustamente questo concept. A posto. Spero ci sia il salvataggio automatico o roba simile.